Canicattì è questa villa molto ordinata, pulita, sta ospitando tutti gli alunni di diverse scuole dell'Interland che hanno aderito a questo progetto, il Green Clean Day, ne avevamo parlato giorni fa, oggi ecco questa esplosione di musica, di suoni, di colori, tanta creatività. Oggi si è concretizzato, è arrivato il giorno di realizzazione di questo meraviglioso progetto, un progetto che restituisce al territorio le proprie diversità grazie, diciamo, all'impegno dei presidi, degli insegnanti e soprattutto degli alunni. È un connubio meraviglioso tra prodotti che ci rendono diversi, unici e apprezzati in tutto il mondo, e grazie alla scuola in una piattaforma europea tutti potranno vedere i lavori prodotti dalle varie scuole interessate. È una gioia per l'amministrazione, soprattutto per il sindaco aver accolto questo progetto, perché ancora una volta la scuola è protagonista di apertura, di innovazione tecnologica e credo anche di cultura avanzata. La scuola di Naro partecipa a questo progetto, come si sono preparati i ragazzi per arrivare un po' a questa giornata conclusiva? Innanzitutto io voglio ringraziare l'amministrazione e il sindaco di Canicattì per averci messo a disposizione questa splendida cornice per appunto far vedere a tutti quanto è stato fatto nelle 7 scuole che fanno parte della rete e che hanno portato avanti il progetto, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che si sono impegnati nella ricerca e nei lavori relativi alla Sicilia, alle bellezze della Sicilia e tutto ciò che riguarda il mondo dell'ambiente. Non a caso il progetto è stato chiamato GeoClean, appunto per mettere in risalto come viene oggi trasmesso a tutti il valore dell'ambiente, il suo mantenimento, l'importanza dei monumenti, di tutto ciò, di tutte le ricchezze artistiche che ci sono e che il mondo deve conoscere, e noi abbiamo il compito di preservare, di mantenere, e questo è il messaggio che noi abbiamo trasmesso a tutti gli alunni. Sicuramente si è stata utilizzata una nuova metodologia, la metodologia CLIL, quindi le discipline comuni insegnate in lingua inglese. Ecco, in questo caso quindi un potenziamento anche della lingua inglese grazie a queste attività. Tutto è stato preparato nei minimi dettagli, oggi questa grande festa, ognuno ecco, ha il suo spazio, ognuno ha il suo lavoro, poi alla fine ecco, si tratta soltanto di confrontarsi ed è un momento di grande come dire, concentrazione anche dal punto di vista del progetto. Sì, siamo orgogliosi e felici di questo progetto e della riuscita di questo progetto. Sono orgogliosa di avere proprio delle insegnanti che mettono in gioco la propria professionalità e la propria competenza e hanno fatto dell'educazione una vera e propria mission. È stato bellissimo il coinvolgimento con i ragazzi perché hanno potuto imparare cose nuove in lingua inglese attraverso le varie discipline, ad esempio la geografia, la scienza, la storia, anche la religione, le discipline trasversali. E in questa cornice meravigliosa ora facciamo vedere a tutti quello che le scuole del territorio dell'Agrigentino sanno fare. Cosa significa questo fazzoletto che avete addosso e sono di diversi colori? Sì. Sono 5 colori e ogni colore rappresenta un paese: Naro, Canicattì, Favara, Campobello di Licata e Porto Empedocle. È bello che la varietà di colori poi alla fine formano un unico colore. Nella diversità in realtà siamo tutti uguali.